Anche oggi si terrà l'Open Day della scuola primaria De Amicis per tutti i bambini accompagnati dai genitori che potranno visitare i luoghi e conoscere il percorso che affronteranno con le insegnanti. Vedranno il laboratorio di informatica, la palestra, il giardino e tutto ciò che di bello mette a disposizione la scuola. Le maestre saranno a disposizione per tutti i chiarimenti e le domande che i genitori vorranno fare. Sarà l'occasione anche per conoscere le molteplici attività extrascolastiche e i servizi offerti. Questa sera siamo qui alla De Amicis, al circolo didattico De Amicis di Comiso per l'Open Day. È il giorno in cui la scuola si mostra al territorio, fa capire quali sono le attività che si svolgono, l'ampliamento dell'offerta formativa che offre la scuola, il nostro curriculum, e appunto è un momento speciale perché i genitori hanno la possibilità di conoscerci meglio. Conoscere soprattutto la realtà di una scuola di antichissima origine, è la scuola più antica di Comiso. Questa sede è un fantastico edificio, un monastero, un ex monastero, e che ancora racchiude in sé tutta la sua storia e tutto il suo, diciamo, la sua bellezza. Basta affacciarsi anche dalle nostre finestre al primo piano per vedere lo spettacolare paesaggio dove ci sono le due chiese principali della città. E noi abbiamo presentato questa sera il nostro piano triennale dell'offerta formativa, che è possibile anche scoprire entrando su Scuola in Chiaro, cercando Di Amicis Comiso. Il prossimo anno sperimenterà la settimana corta, quindi il lavoro scolastico su 5 giorni settimanali. Quindi vi aspettiamo per conoscere sempre meglio il nostro bellissimo istituto e le nostre bravissime docenti e i nostri meravigliosi bambini. Il nostro circolo ha adottato, ha diciamo fatto proprio il termine dell'inclusione, non perché la normativa scolastica lo impone, ma proprio perché ci crede. Infatti in questi anni abbiamo istituito laboratori come per esempio per l'inclusione degli alunni stranieri, istituendo il laboratorio L2. Abbiamo redatto per gli alunni stranieri un protocollo di accoglienza nel quale si stabilisce il modo in cui deve essere inserito l'alunno straniero nelle classi a livello di socializzazione, di integrazione. E non solo, ma come va stabilito l'apprendimento, soprattutto per i bambini che sono in Italia da breve tempo. La nostra scuola si pone l'obiettivo di mettere al centro l'alunno, gli alunni, i singoli alunni con le loro differenze, perché ogni singolo alunno è unico, singolare e irripetibile. Oggi la nostra scuola è aperta al territorio e questo è un momento importante per noi perché ci consente di far conoscere, di mettere in evidenza le nostre capacità di insegnamento e le nostre metodologie e quello che utilizziamo per diciamo, migliorare le abilità, le conoscenze e dare competenze ai nostri ragazzi. Il nostro progetto quest'anno è un ponte fra i cuori, proprio perché l'insegnante, come insegnanti, guardiamo un po' quello che accade nel sociale e questo ponte tra i cuori, tra gli adulti è un po' debole. Allora cerchiamo di gettare i semi ai ragazzi per far sì che tra di loro siano aperti all'ascolto, alla collaborazione, alla condivisione, e questo lo facciamo appunto operando in diverse maniere e siamo appoggiati in questo da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR che è la e-twinning, l'unità nazionale e-twinning. E lavorare in piattaforma e-twinning vuol dire fare gemellaggi virtuali e questo ci consente di aprirci al territorio e quindi praticamente i ragazzi crescono con una mentalità più tollerante, più aperta agli altri. A tal proposito ho il piacere di invitare tutti i cittadini che devono iscrivere i bambini alla scuola primaria, ecco, venite a trovarci, visitate i nostri luoghi, sono luoghi meravigliosi, potete conoscere le insegnanti, vi aspettiamo a braccia aperte.